Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Ucraina, la Crimea sceglie la Russia. Berlino attesa per il vertice italo-tedesco. Impegnati nelle ricerche dell'aereo scomparso 26 paesi. Plebiscita al referendum che si è svolto ieri in Crimea per l'indipendenza. Il 96,6% degli elettori hanno votato sì all'annessione della penisola ucraina alla Russia. Barroso e Van Rompuy ribadiscono però: non riconosceremo l'esito della consultazione. Gli Stati Uniti, il referendum è illegale, ma Putin, il voto è legale. E la Mogherini, serve una risposta unitaria. Vertice intergovernativo italo-tedesco oggi a Berlino, alla presenza della cancelliera Angela Merkel e del premier Matteo Renzi. Sul tavolo il rilancio del processo di sviluppo dell'Unione Europea e gli accordi bilaterali. Non siamo gli alunni da mettere dietro la lavagna, siamo l'Italia, dice Renzi. Sono 26 paesi che stanno partecipando alle ricerche dell'aereo della Malaysia Airlines scomparso 9 giorni fa mentre era in volo tra Kuala Lumpur e Pechino. Intanto le autorità malesi stanno concentrando le indagini sulla vita dei due piloti, accertamenti sul simulatore di volo trovato in casa del comandante. Giorgio Napolitano ha deposto una corona di alloro sulla tomba del milite ignoto all'altare della patria in occasione del 153esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Insieme al capo dello Stato, il premier Matteo Renzi, il ministro della Difesa Roberta Pinotti, il presidente del Senato Grasso. 9 persone sono state arrestate dai carabinieri della compagnia Napoli Centro per aver svuotato con documenti falsi conti bancari di 64 invalidi civili. Truffa questa resa possibile grazie alla complicità di un dipendente pubblico. A 11 persone è stato invece notificato l'obbligo di dimora. Nuovo attacco nel nord-ovest del Pakistan contro i mezzi carichi di merci delle forze NATO dispiegate nel vicino Afghanistan. In particolare un container è stato completamente distrutto dai razzi lanciati da miliziani nella zona di Shagai, regione tribale di Khyber. Flavia Pennetta, numero 21 del tennis mondiale, ha conquistato il 10° titolo in carriera battendo a Indian Wells la polacca Radwanska. La 32enne brindisina è la prima italiana a vincere il torneo. È la vittoria che aspettavo da tanti anni, per la quale ho lavorato tanto, dice Pennetta.